Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione in studio Mariangela Salvalaggio. Teleriscaldamento a Torino, dopo le segnalazioni si accendono i termosifoni delle case a TC di via Tunisi. Venerdì tornerà però la protesta, ieri sera l'assemblea pubblica con i residenti, oggi temperature intorno ai 21 gradi, resta però aperto il tema dei rincari e delle tariffe. Imprenditoria piemontese in lutto, è morto il cavaliere Amilcare Merlo, 87 anni, industriale, fondatore e presidente della Merlo, storica azienda di sollevatori telescopici di San Defendente di Cervasca nel Cuneese. Nel 64 con la sorella fondò l'azienda, diventata negli anni una realtà con 1.400 dipendenti. Guida Michelin, due nuovi ristoranti stellati in Piemonte, l'unico tristellato è Villa Crespi dello chef Antonino Canavacciuolo sul Lago d'Orta in provincia di Novara. Tra le due stelle c'è un altro piemontese, la Locanda Sant'Uffizio di Enrico Bartolini a Penango nell'Astigiano. Ma invece Enrico Crippa, chef del ristorante Tre Stelle Piazza Duomo di Alba, è riconoscimento della Stella Verde per l'impegno nella sostenibilità. Lo sport, il calcio, il Torino perde Lukic, fuori contro la Sampdoria, affaticamento muscolare per il numero 10, possibile rientro di Pellegrini. L'ATP di tennis scalda i motori, a Torino sono arrivati i primi campioni, l'altro ieri lo statunitense Taylor Fritz, ieri Nadal, l'ultimo giorno in comune per visitare il trofeo, il 9 novembre in programma la prima sessione di allenamento al Palalpi Tour. E ancora grandi eventi, il 25 novembre apre il Torino Film Festival, edizione numero 40, Casa Festival sarà allestita alla Cavallerizza Reale. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.